E ci siamo. Ah, è vero, la roba non l'abbiamo detto. Abbiamo i cani a mano. Spostati, Daisy. Per chi dice che noi stiamo in vacanza. Quindi non c'è il servizio pulizie e biancherie. No, pulizia sì. Biancheria no, non abbiamo a disposizione una lavatrice, un fornello, no, assolutamente, siamo costretti di portare la roba e portare da qualche parente o qualche amico che ci fa il favore. C'è i parenti, alcuni per parenti di purtroppo. Infatti. Deve lavarli da solo. Altrimenti li fate come una volta, cioè li lavate. Sì, a mano. Qui ci sono i detersivi, lì è la biancheria sporca, laviamo tutto a mano. Non è pallone. Lo sanno. Quindi anche i giochi sotto il letto praticamente, perché non avete spazio. Sopra, perché mio figlio praticamente, siccome da quando è capitata quella disgrazia, dorme con noi, non vuole rimanere da solo. E allora appoggiamo di sopra. Daisy, puoi chiudere il telefono? Questo è lo spazio che abbiamo, un bambino di 4 anni a novembre. L'abbiamo qui. Ho dovuto comprare usato questa cassettiera perché il bambino piccolino aveva bisogno di più. Queste sono le nostre panne. Un piccolo frigorifero per il bambino per tenere lo yogurt. L'abbiamo portato noi perché quello dell'albergo era un po' più piccolino. Ah, questo può venire un attimo nella mia camera che le voglio far vedere un'altra cosa. Sono questi, 10 metri. Questa è la stanza in cui vivete come famiglia, viviamo, giusto? Sì. Tre persone. Viviamo in tre persone, io, mio marito e mia figlia. Svolgiamo qui tutte le attività, mia figlia fa i compiti. Sinceramente, anche per quanto può essere confortevole una stanza, però noi comunque viviamo in questa camera. Quindi, voglio dire, mi faccio passare la battuta, non state in villeggiatura, assolutamente. Questa gente può pensare. Assolutamente. Anzi, stiamo trascorrendo un periodo abbastanza delicato. È deprimente. E io sfiderei veramente chiunque vivere così. È deprimente, cioè comunque sia ci siamo alloggiati al meglio, ma sinceramente lo spazio comunque sia è piccolo limitati. E abbiamo proprio bisogno delle nostre mura domestiche, di far vivere anche i bambini in maniera quotidiana la vita normale, come era prima. Chiediamo veramente di ritornare ben presto nelle nostre case. Da quanti giorni siete qui? Siamo quasi 5 mesi. Quasi 5 mesi. Quindi c'è anche tutto il disagio di accompagnare i bambini a scuola. Certo, certo. Perché certo. Poi l'albergo non è proprio in città, insomma. No, noi siamo una misura periferica su via Bari. Dobbiamo accompagnare i bambini in via di Amici, prendere la macchina tutte le mattine, andare a scuola. Andare a scuola. Alle 8 e mezza devono stare lì. Ritornare. Poi andarle a riprendere, ritornare alle 1:30 al ristorante, il pomeriggio alle 5:30, alle 3:30 le accompagniamo a fare i compiti, o stiamo qui in albergo, poi il catechismo, e tra le altre attività sinceramente stiamo sempre in una macchina presa e giù, ce ne andiamo di 20 euro di benzina al giorno. Al di là di delle stanzette in cui siete alloggiati, come si mangia? Non abbiamo questo è proprio un'altra parentesi. Siamo andati in un ristorante, però ci avevo molto molto adattare. Che cosa chiedete in definitiva alle istituzioni? Chiudiamo così questa nostra chiacchierata. Non abbiamo mai chiesto niente, solo di tornare nelle case nostre e basta. Di far cominciare veramente subito i lavori perché siamo stanchi di vivere così. Ci stiamo veramente deprimendo e i nostri figli sono supportati da una psicologa che una volta a settimana li segue. Perché di notte si svegliano, hanno gli incubi e non stanno tranquilli. Ogni giorno comunque stanno male, piangono e ci chiedono quando potranno ritornare nelle loro camerette, nelle loro case. Assolutamente non è vita, stare così non è vita, non è una vacanza e vogliamo veramente ritornare ben presto nelle nostre case. Quante famiglie state qui? 9. Noi siamo 9 famiglie in albergo perché purtroppo non possiamo essere ospitati da nessuno. Nel palazzo siamo 24 famiglie. Sperate che per Natale abbiate il regalo con noi. Ce l'auguriamo, perché trascorrere veramente difficile. Trascorrere anche il Natale, le feste natalizie qui davvero è deprimente, è angosciante. Se ci fa caso abbiamo già acquistato qualcosa. Di Natale. Per il Natale, perché già sappiamo che lo passeremo qui.